IMO, doppio IMO. Tutto ciò è talmente complicato che mi fa girare un po' la testa, sì signore. Ed eccoci qua ragazzuoli, bentornati in questo nuovo video di Pokémon Mystery Dungeon. Oggi è tempo di scoprire perché Dusknoir e Grovyle si conoscevano. Oh, come vi sentite? Eccoci qua, caduti sul nostro letto, stanchi dalla scorsa volta. Dove? Nella vostra stanza, siete di nuovo alla Gilda. Ce l'avete fatta per miracolo, avete dormito per un sacco di tempo. Come ti senti? Fiu, meno male. Ricordo che abbiamo perso i sensi al lago di cristallo. Adesso riesco di nuovo a parlare. Aspetta! Che ne è stato di Azelf? Sta bene? Sì, sta bene. Non era messo male come voi, Squirtle. Si è risvegliato poco fa. Si trova qui alla Gilda. Meno male. Squirtle, Ricky, siamo stati in pensiero per voi. Per fortuna, adesso state bene. Devo farlo sapere a tutti. Ehi, gente! Si sono ripresi? Oh, mamma mia! Tutti insieme. Un assalto. Sul serio? Grande! Shock, che bella notizia! Oh, è fantastico! Sì, signore! Se vi fosse mai successo qualcosa! Io... Oh, IMO! E dai, gente! Cerchiamo di non fare gli sdolcinati adesso. Oh, aspetta. Ora che ci penso, c'è qualcosa che devo dirvi. Hey! Shock, cosa sarà mai? Cosa? Davvero? Il grande Dusknoir e Grovyle? Quei due si conoscevano già? Sì, sembrava proprio così dal modo in cui si sono parlati. A proposito, cosa ne è stato di Dusknoir? Beh, Grovyle se l'è svignata. Penso che sia partito il suo inseguimento. Che succede? Ehi, è l'allarme! Ehi, Diglett, cosa succede? Magnemite ha dato l'allarme. Mi è stato detto che è un ordine del commissario Magneson. Agente Magnemite, per favore, ci riferisca il suo messaggio. La prego di parlare con chiarezza. Mi sentite? Questo è un annuncio importante da parte del commissario Magneson. Siete pregati di riunirvi tutti nella piazza principale di Borgo Tesoro. Il commissario ha un annuncio importante per tutti voi. Tutti i Pokémon della zona sono chiamati a partecipare, non solamente i membri della Gilda. È tutto, grazie per la vostra cooperazione. Chissà di che si tratta. Shock, un annuncio importante. Cosa sarà mai? Ehi, è inutile tirare a indovinare. Andiamo e lo scopriremo. Tutti in piazza, ehi. Oh, capitolo 13, il segreto di Dusknoir. Guardali che carini i tre guardiani del lago che si sono rincontrati. Cute. Ehi, signor Dusknoir. Squirtle e Ricky, siete voi. È un vero sollievo vedere che state bene. Anche per noi è bello rivederla, signor Dusknoir. Dobbiamo proprio ringraziarla. Lei ci ha salvato. Ma quindi, cos'è successo? Che fine ha fatto Grovyle? Dov'è sparito? Ho fatto quello che era il mio potere per bloccare Grovyle. Purtroppo mi è sfuggito. Signor Dusknoir, posso chiederle una cosa? Quando eravamo al lago di cristallo e lei lottava contro Grovyle, ho avuto l'impressione che lei e Grovyle vi conosceste già. Se posso interrompervi, il grande Dusknoir è qui per spiegarci l'accaduto. Tutto questo verrà sicuramente spiegato più avanti. Prego tutti di avvicinarsi e prestare attenzione. Oh, boh, chissà di cosa si tratta. Oh, ma che ne so io? Bene, siamo tutti presenti. Diamo inizio alla riunione. Oggi parleremo dei recenti furti degli ingranaggi del tempo. Il Pokémon Grovyle è l'autore di questi furti. Nelle zone dove è stato rubato un ingranaggio del tempo, lo scorrere del tempo si è arrestato. Come potete immaginare, si tratta di un fatto gravissimo. Grovyle recentemente è stato bloccato mentre cercava di rubare un ingranaggio del tempo. Oh, guarda come sono tutti felici e contenti. Il potente Azelf è riuscito nell'intento di sventare i suoi piani. È un altro potente Pokémon intervenuto per proteggere Azelf e cercare di bloccare Grovyle. Sto parlando del grande Dusknoir qui presente. Yeah, grande Dusknoir. Commissario Magneson, piacere di interromperlo.
ma forse è bene che continui io il racconto da qui. Ma certamente la prego di proseguire. Signore e signori, se è vero che possiamo rallegrarci di aver sventato il furto di questo ingranaggio del tempo, resta il fatto che Grovil è ancora in libertà. Pertanto non possiamo ancora permetterci di sentirci al sicuro. Sono certo che Grovil proverà nuovamente ad impossessarsi dell'ingranaggio del tempo. E c'è una ragione per tutto questo. Si tratta di un argomento della massima importanza e vorrei che ne veniste tutti a conoscenza. Lasciate che vi spieghi. Come prima cosa, torniamo alla domanda che Squirtle mi ha posto in precedenza. Voleva sapere se è vero che conoscevo Grovil da prima che questi fatti avessero inizio. La risposta è sì. Io conosco Grovil da molto prima. Quello che sto per dirvi potrebbe risultarvi difficile da credere. Tuttavia, il caso vuole che si tratti della pura verità. Inoltre, se ciò che sto per raccontarvi non dovesse essere sventato, la catastrofe sarà inevitabile. Vi prego, pertanto, di prestare la massima attenzione. Dunque, Grovil è un Pokémon che viene dal futuro. Uro? Papà? Cosa intende con dal futuro? Forse vuol dire che da un posto dove le cose devono ancora accadere? Eh? Ma stiamo parlando di cose realmente possibili? Un Pokémon che viene dal futuro? Grovil nel futuro è un famigerato fuorilegge. C'è una grossa taglia sulla sua testa. Per sfuggire alla cattura è scappato e si è nascosto qui nel passato. Una volta arrivato qui, Grovil ha escogitato un piano che potrebbe significare la catastrofe per tutti. Cosa? E qual è questo piano? Il suo scopo consiste niente meno che nella totale paralisi del mondo. La paralisi del mondo? Esattamente. Se un pianeta subisce la paralisi, ogni movimento cessa istantaneamente. Quando viene rimosso un ingranaggio del tempo, lo scorrere del tempo in quella zona subisce un rallentamento. Se ne vengono rimossi altri, il tempo rallenta in una zona ancora più ampia. In seguito, il tempo sull'intero pianeta può rallentare fino all'arresto totale. E infine, il pianeta rimane completamente paralizzato. In un mondo dove è avvenuta la paralisi totale, vento non soffia più. Il giorno non arriva mai. La primavera e l'estate non giungono mai. Il mondo sprofonda nell'oscurità eterna. Non potrei definirla in altro modo se non come la completa rovina del mondo. Il tempo ultimamente si comporta in modo molto anomalo. Questo è causato dalla sparizione degli ingranaggi del tempo. Se gli ingranaggi del tempo continueranno a essere rubati, questo mondo andrà incontro alla rovina. Io stesso sono un Pokémon che viene dal futuro. Anche Dusknoir viene dal futuro. Oibo! Doppio oibo! Tutto ciò è talmente complicato che mi fa girare un po' la testa, sì signore! La mia missione consiste nel catturare Grovil. Questa è la ragione per cui sono venuto qui dal futuro. Ho dovuto imparare tutto ciò che era necessario per catturare Grovil. Pertanto, mentre mi trovavo ancora nel futuro, ho studiato tutto quello che sono riuscito a trovare su questo mondo. Questa è la ragione per cui conosco così tante cose del vostro mondo. Allora ragazzi, vi ho tagliato un po' di dialoghi perché sennò questo video veniva lungherrimo. Comunque, di base, ora creeranno una trappola al lago cristallo e spereremo di riuscire a catturare Grovil.